Questo è l'appuntamento di Bengodi, stiamo parlando di turismo ed emozioni e parliamo di un turismo qua ospiti nei nostri studi, un turismo ai vari livelli, da quello agricolo, ecco aspetta facciamo vedere lo studio bellissimo, allestito, mi fa impazzire il nostro studio sempre, da quello agricolo alle esperienze del parco, al Trasimeno, agli Etruschi. Io riparto però e dopo darò subito il collegamento con la nostra inviata Maria Stella, fra due minuti riparto dalla festa popolare, perché al centro del turismo oggi io più parlo con la gente e tutti mi dicono che l'elemento delle feste del folklore e della tradizione contadina sono importanti. Mauro Frosini, festa contadina di Ruscello per due settimane dal 19 in poi. Ho detto male, faccio male. Dal 19 al 22, che sei dal 26 al 29. Che sei impaurito della trasmissione? Perché sono impaurito? No, ecco, è mica la prima volta che vengo. Non lo so, un po' mi dai le immagini, regista caro cocchettino mio, il nostro regista. C'è queste immagini che sono state fatte a suo tempo da Giuliano Sodi, perché voi avete un compito. Quell'uomo là lo conosce? È quello stupido del mio fratello. Che sarebbe lui accanto? Sarebbe lui, perché praticamente oggi si inna la vasca idromassaggi, un po' sono fatto fare il fighe, bagno. Fatto tutti i fighi, guarda voi? Come si faceva a fare il bagno. Se ci aveva una mestella lì dentro la stalla, ma perché la stalla? Perché dalla stalla c'era il caldo, perché le bestie buttavano fuori la flore e quella flore era il caldo. Che dici, lavassi anche con quel puzzo lì come sarà venuto, però era in quel modo lì. Scusa, fratello, tu ti presti in maniera pazzesca perché nella stalla giocavano a carte, voi devo dire che siete un gruppo di 10 persone che state cercando di mantenere ancora questo tipo di esperienze e tradizioni che sono scomparse. Sì, oramai queste tradizioni, fino a che dura la festa del Ruscello, poi queste tradizioni vanno a sparire perché non si vedono da altre parti. Fra l'altro la discussione fra il padrone, questa che è? Tu sei un mago, vai. Qui si faceva una scena padrone contadino, no? Lui era venuto lì a stuzzicarmi e io lo pizzicavo. Perché nella comunità contadina era fortissima l'elemento del valore padrone contadino, cioè oggi nella società di oggi il concetto padrone è lontano, non si usa neanche questo termine. Però all'antica c'era il padrone che vigilava, veniva a controllare quello che si faceva. Aspetta, fammi sentire. Il nome della mia mamma per papà. Hai finito? Abita qualche figlio e compagna bella. Hai finito? Io non me ne vado a coglioni dal vostro potere. Vado via. Allora, volevo... Oh, do il pezzo audio, è quello che ta. Benissimo, e qui stiamo vedendo che a giocano, io così parliamo e passiamo poi alla nostra con le... Tanto è una donna, ma aveva le orecchie chiuse, capito? Facciamo per bene, sì, la mia nonna dice che siamo un po' sboccati. Sì, in questo qui momento... sono, non mi dica che sono chiarine perché non è vero, no, neanche se non mi prende in giro. Un po' di mare in mare. Ah, e che stai facendo? Qui si faceva la semina come una volta l'antica, in più si portava i ragazzi delle scuole a fargli vedere queste perché cose. Perché la festa di Ruscello fa queste cose. La festa di Ruscello parte dalla semina, poi con la mietitura e la battitura. Io piatto forte, ricordiamolo qual è? I maccheroni spianati col cernicchio. Lì le fan, e se uno li vuole vegani come fanno? Lì li fanno tutti a mano i maccheroni, capito? Non è che c'ha le macchine per poterle fare, hanno il cernicchio e spianano. Quando comincia la festa, il? Il 19. 19, dopo mi racconti altre cose. Collegamento con Maria. Allora, Maria, hai capito con chi ho a che fare in studio? Tu hai gente più tranquilla? Ho capito. Sì, qui è tutto molto pacato, noi siamo molto contenuti, ci stiamo godendo la trasmissione, però ecco, ammetto che ci state facendo morire dal ridere perché abbiamo sentito tutto. Confermo. Conferma anche il presidente della Proloco, Paolo Faralli, ovviamente quello della Proloco, un ruolo fondamentale per la promozione del turismo a Castiglion Fiorentino. Sì, giusto, noi siamo sempre a promuovere il turismo, tutti i giorni la Proloco è aperta, che dà indicazioni sempre ai turisti, fornendoli tutto il necessario per visitare Castiglion Fiorentino, avendo un ottimo collegamento con il comune, con Morari e tutto, e quindi il turismo a Castiglione sta veramente prendendo forma in maniera molto consistente, addirittura da quando ci sono io, vedendo le presenze turistiche, quest'anno ha già superato al momento le presenze dell'anno scorso, quindi questo qui a noi ci fa molto piacere, è in continua evoluzione, i turisti sono contenti, anche oggi ho incontrato delle persone di Bologna che ha detto Madonna che paese veramente bello che avete, che accoglienza, che verde, e questo mi fa molto piacere perché mi fa orgoglioso di essere un castiglionese. Ah beh sì, queste sono le soddisfazioni anche per la Proloco e per tutti coloro che lavorano in questo comparto del turismo, perché regala grandi soddisfazioni. Ma parliamo anche dei prossimi appuntamenti a Castiglion Fiorentino che sono organizzati.
organizzati dall'associazione, è certo. Cioè, noi collaboriamo con tutti gli avvenimenti che fa il comune, dalla festa del Lione, ora abbiamo il cinema, il grande cinema la settimana prossima, che ha degli ospiti veramente importanti, noi collaboriamo. E poi abbiamo delle iniziative che sono proprio nostre, che comunque il comune collabora sempre, però le gestiamo più in prima persona noi, e sono il 31 luglio a Broglio, facciamo musica per la vita insieme al calcio, è una manifestazione importante Canora che è per raccogliere fondi per il calcio, che per noi è molto importante. Poi abbiamo il 9 di agosto Carice sotto la torre, che viene fatta nel piazzale del Cassero, che sarà un avvenimento con tutte le associazioni castiglionesi che parteciperanno, sarà una serata di degustazione, di stelle, sarà una serata ecco diversa, cercheremo con buona musica di allietare il più possibile i castiglionesi e non solo, puntiamo molto anche su il turismo, su questa manifestazione. Poi andando ovviamente verso il Natale abbiamo il presepe vivente, che è questo. Oh, siamo già arrivati a Natale, aspetta Paolo. Mi fai morire, mi fai morire. Sì, vediamo, siamo già arrivati. Al momento non ci sono le luci, ma le metteremo, non c'è problemi. Ecco. Stiamo sudando da matti qui sotto l'orologio del Vasari e noi parliamo di Natale. Vabbè. Ovviamente noi siamo propensi a dire tutte le attività che fa la Proloco durante l'anno. E anche Natale, il presepe vivente, che l'anno scorso ha avuto più di 5.000 persone, cercheremo di riproporlo, magari riuscire a fare due date che sarebbero ancora una cosa più piacevole per tutti, però questo qui vedremo. Fra poco poi abbiamo... ecco, staremo a vedere, ancora manca qualche mese. Intanto vai, ci Alex, ci siamo segnati in agenda i prossimi appuntamenti e ci vediamo tra Presidente poco. Presidente del Parco delle Foreste Casentinesi, Natale ci pensi tu? Noi? Sì, sì, abbiamo già organizzato i mercatini di Natale. Io li amo, no, lo so, chi fa programmazione, io non sto scherzando, certo. Però ora noi parliamo del turismo, del concetto, l'estate sta esplodendo, il godimento. Parco delle Foreste Casentinesi con il presidente, mi ricordi il nome? Luca Santini. Luca Santini, raccontami un po'. C'è da dire che hai fatto un bel lavoro, Luca, negli ultimi anni, dai, siamo sinceri. Ho percepito molta più armonia anche all'interno del parco fra gli operatori e anche le istituzioni. È una mia impressione, te lo dico perché il parco lo frequento per motivi professionali da 15-20 anni. No, abbiamo messo il parco a disposizione di chi il parco lo vive, quindi dei cittadini, delle istituzioni, di tutti coloro che fanno impresa anche all'interno del parco, e abbiamo lavorato per far capire comunque che fare impresa all'interno di un'area protetta non è, è la stessa cosa che farla per esempio nella Riviera Romagnola. Che però è diventato funzionale, perché oggettivamente ora abbiamo anche delle immagini bellissime del parco e ci saranno delle limitazioni, ok, però è il rispetto etico dell'ambiente, cioè non parliamo che tranne che forse Sasso Fratino pochissime aree che non sono accedibili, ma tutto il resto è dal castello, qui siamo direttamente, se non sbaglio, questa cos'è? Prato Vecchio o no, o Bibbiena, non lo so, insomma, dalle varie comuni che sono dentro il palco per arrivare poi a tutto il turismo religioso, agli itinerari in foresta. Qual è la cosa che le piace di più, Presidente? No, quello che mi piace di più sono i 600 chilometri di sentieri che Guarda attraversano là, dai, il parco è dentro nazionale. Sto palco sta cosa, ecco, ma di che vogliamo quindi ragionare? Ecco, tutto 600 chilometri di sentieri sono diciamo una cosa eccezionale, sono sentieri percorribili in tutte le stagioni e noi soprattutto abbiamo suddiviso l'anno in quattro grandi contenitori, quindi primavera wild, estate con noi, autunno slow e neve natura. All'interno di questi quattro contenitori ci sono tutta una serie di eventi che in qualche modo hanno contribuito a destagionalizzare quello che era un turismo troppo concentrato. Stiamo vedendo le cose girate, un documentario ci ha fornito dal parco. Questo è l'Eremo. Ragazzi, qui è l'Eremo, prima era la parte giù della farmacia, no? Sì. Di Camaldoli. Qui c'è la storia, ragazzi, di che stiamo a ragionare. Possono dire che Cina, Giappone, li ammiro, li apprezzo, ma noi abbiamo oggettivamente delle bellezze sia naturali che culturali che ti emozionano. E poi appunto, ecco, parlando di emozioni, noi all'interno di Sasso Fratino abbiamo dei faggi che superano i 550 anni di età. Questo significa che ci sono degli esseri viventi che hanno vissuto quando viveva Michelangelo. Quindi trovarsi davanti a un essere vivente che ha vissuto nel periodo di Michelangelo, credo che da un punto di vista emozionale sia un qualcosa wow. Di unico. In assoluto turisti da quale, lo so, tutto il mondo, ma chi sono i più ganzi? Più ganzi in toscano, vuol dire, lo dico per coloro che sì, ci seguono, anche dall'Umbria, brillanti, simpatici. Ma arrivano dal centro Europa, sta arrivando tosti. Tanta gente. Ok, con le ciabattine anche in montagna? No, assolutamente. No, perché arrivano molto meno attrezzati. Molto bene per la montagna. Allora, e ora ci colleghiamo con Maria Stella, che ha accanto un uomo famoso in Italia per il formaggio.
È vero o non è vero? Vabbè, direi. Eh sì, assolutamente. Siamo infatti in compagnia di Andrea Magi, che ci parlerà non di produzione di formaggi, ma di affinamento. Quindi, innanzitutto, Andrea, qual è la differenza? È sostanziale, in quanto prima si parlava di emozioni, si cerca di conferire al formaggio delle caratteristiche che possano emozionare le persone. A oggi possiamo contare un assortimento di 530 tipologie diverse di formaggi, suddivisi tra latte di vacca, pecore e capra. Siamo radicati al territorio, essendo in Toscana, quindi con tanti pecorini, però ci piace anche variegare con altre tipologie di latte. Ecco, variegare con diversi prodotti, ad esempio? Si parte da formaggi a paste molli, semidure e dure, croste fiorite, croste lavate, insomma si cerca di conferire ai formaggi delle caratteristiche di unicità e diciamo, è un orgoglio mio particolare il fatto che qui sono rappresentati solo alcuni dei nostri premi che abbiamo preso nel panorama nazionale e internazionale, proprio perché curiamo il formaggio non soltanto perché vogliamo proporlo al consumatore, ma proprio perché al consumatore vogliamo far vivere un'esperienza. Un'esperienza, quindi questi formaggi vengono lavorati, vengono arricchiti con determinati prodotti. E noi vogliamo sapere, Andrea, qualcosina di questi prodotti che arricchiscono i formaggi. Beh, io sono un appassionato dei formaggi erborinati, quindi dei blu, e abbiamo 22 tipologie. Però, visto che mi piace parlare del mitico Tocci, abbiamo un formaggio che l'abbiamo chiamato Spinello, non perché abbia a che fare con gli stupefacenti, ma un formaggio stupefacente, perché è affinato in crosta con il mitico liquore Spinello. Quale sarebbe? Ce lo fai vedere? È questo qui. Sì. Ah, ecco, Alex, eccoci, ragazzi. Ora ti sentiamo. Scusa, rispondete, a me, vi prego. Presente. Perché se no sembra che io vivo in un'altra galassia, lo capiscono? No, siamo vicinissimi in realtà. Uno che ti fa emozionare, dimmene uno, a te. È difficile, ma la castana. La castana. Che cos'è la castana? Castana. Che? La donna? È un formaggio erborinato affinato con rum, cacao e marron glacé. Per ora c'è la castana, poi verrà anche... Basta. Dimmi. Maria Stella, dimmi il tuo invece, qual è il tuo preferito? Non mi fate l'elenco, voglio le emozioni, non mi frega niente. Ma non so, ma lo spinello lo assaggerai volentieri, sai, Alex? Vai, già de, oh, t'ha già dato l'idea questa qui, eh? Torniamo fra poco, grandissimi. Che bell'uomo il mamma. Magi, sei un bell'uomo, oltre che un grandissimo a livello italiano. Bravo. Grazie, troppo gentile. Allora, Etruschi, lo assumi fra gli Etruschi? Lo assumi? Sì. Allora, c'è una manifestazione che hanno fatto recentemente. Quest'uomo è di Gens Valia, il noto... Franco Boschi. Che è presidente? Gens Valia. Che fa Gens Valia? Facciamo ricerca territoriale e culturale. Bravo. E allora, raccontami un po'. Io sto per vedere questa immagine. Avete fatto, alla fine del mese di giugno, evento legato al recupero del turismo degli Etruschi, a Castiglione del Lago, chiaramente. Sì. Eccolo là, qua. Dentro la rocca abbiamo avuto appunto questa opportunità a Trasimeno, a Ruspicina, eccoli. Wow, ci sono cos'è? Dei personaggi vestiti proprio di Etrusco. Questo è il sacerdote. Qui a Trasimeno, però siamo sempre chiaramente in un'area di Val di Chiana. Ma che stavate facendo in questa festa? Che avete promosso, caro? Adesso abbiamo fatto più scene riproposte all'interno della rocca, in cui si raccontava proprio la strada. Questa è la danza, per esempio, guarda le danzatrici bellissime, in costume, tutto filologico, addirittura anche gli strumenti musicali. Si è riprodotto la casa degli Etruschi, il simposio, il gioco del Cottabos, il mercato. Fermo. Che è il gioco del Cottabos? Cosa ha al centro di sé? Che tipo di elemento? Un allora, vino, dillo subito. Esatto, il Kilix con il vino. Vino. E che devi fare col vino? Il vino si lancia con la Kilix, si deve colpire la mia nonna, Kilix, che non è etrusca. Che è la Kilix? È una grande coppa. Non è una coppa, un bicchiere. Grande. Lui già deve usare i termini scientifici, ha ragione, storici. E lancia, che cosa deve colpire? Lancia la goccia, un piatto che deve mettere un suono e cadere rispetto a questo piano in cui è appoggiato. Te sei immaginato sta cosa oppure loro si sono immaginati, o è storico il gioco del Cottabos? È storico perché lo troviamo proprio l'elemento dove c'è l'uomo etrusco con i piattini sotto nelle tombe, più volte lo troviamo anche dentro i grandi musei. Turisti che più hanno apprezzato anche questo evento dal tantissimi, vivo. Cioè, quindi il reenactor, cioè ricostruire gli eventi con coloro che rimettono in scena le cose, che non sono travestiti, coi costumi, non c'entra niente, sono in
parte studiano la filologia. Funziona? Funziona tantissimo. Come funziona sul Medioevo, a Castiglione Fiorentino? Funziona tantissimo, infatti. Etruschi? Torneremo all'anno degli Etruschi, come 1985, che ci fu una grande exploit per far conoscere al mondo intero questa grande civiltà, e ci sarà un grande ritorno. Dove avete fatto questo evento in Valdichiana? Hai detto ora di questo? Era Cortona? Questo era Castiglione della Rocca. Però continuamente, ti sai che dal 1° di luglio in tutta la Toscana abbiamo le notti dell'archeologia in tutti i grandi musei, in tutte le grandi città. Che se ragiona. Fino al 31 luglio abbiamo una serie infinita, chiunque eventi, può andare dentro il sito della Regione Toscana e troverà su ogni città emozioni. Ecco là il parco archeologico di Cortona. Cristian Bottauci, passiamo dal lago, perché secondo me non c'è un turismo alto e un turismo basso, non c'è il turismo culturale che è meglio del turismo del folklore. Sono vari aspetti del turismo e ognuno di essi è emozioni. A me quelli che fanno i fighi e dicono: ah no, io per carità, se non vedo, io mi rompo le palle dopo un po'. Ci deve essere la cultura, figurate, mi piace anche, ma ci deve essere anche il piacere, le emozioni, perché l'essere umano è un essere che vive di emozioni. Lago Trasimeno, e con te parliamo prima di tutto due parole. Palio dei Rioni c'è anche, viene fatto con le barche, così mi ricollego storicamente. Questo sì. Due parole dille, poi parliamo anche del SUP di nuovo. Palio sì, dei Rioni. Questo è il Palio dei Rioni di Passignano, diciamo, è una rievocazione storica delle famiglie perugine Oddi e Baglioni di una battaglia che fu fatta qui a Passignano, e quindi tutti gli anni viene rievocata questa battaglia e il palio è veramente sentito dalla fra l'altro, ecco, se non sbaglio, quattro imbarcazioni, perché sono le barche da pesca classiche dei pescatori, sì, da sempre del Trasimeno queste, no? Sono le tipiche imbarcazioni dei pescatori del Trasimeno, in questo caso sono state allestite per la competizione e poi quattro i Rioni, un sacco di cose, ma raccontami un particolare. Questo avviene nell'ultima settimana del mese di luglio ed sì, è molto interessante a livello turistico. Sì, 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 porta tantissimi turisti, tantissimi spettatori lì sulle strade, è bellissimo perché viene fatta una parte, come vedete, in acqua. Aspetta, poi... che ora la regia tanto mi va avanti, così me lo fa vedere. C'è anche la parte a terra, bellissima, sì, la corsa, ecco, ora arriva, bravissimo Cocchetti. E diciamo che questo tipo di esperienza è condivisa. Eccolo là, guarda, eccolo nel borgo, unico in, credo in tutto il mondo, unico palio che ha sia la parte in acqua che la parte a terra. Guarda, guarda là. È veramente un'emozione unica assistere lì e vedere questi ragazzi che corrono con le barche sopra. Ultima domenica del mese di luglio. Di luglio, sì. Però tutta la settimana c'è l'evento. E allora, dal palio delle barche, Cristian, torniamo invece su quello che ti riguarda. Guarda là che spettacolo. Tu, il SUP e l'attività turistica che fate, perché quello è l'elemento tradizionale. Guarda che spettacolo, guarda che botte che si danno. Nel senso, si provano a spingere, a tenere, sono i portatori, bravissimi. È una competizione vera. Ah, sono bravissimi, sono 60 per ognuno dei quattro rioni, ma boh! Fra l'altro i nomi dei pesci, anche sì, questi rappresentano. Allora, Cocchetti, mi vai da questo sull'altro, perché abbiamo sempre su questo blocco, Cristian, volevo dare un'immagine con te, eccolo che lo sta per mostrare. E, il racconto è indubbio che il turismo è... anche questa cosa, ecco, lo so che passo dal palio, dice, ma come, dal palio storico al SUP? Sì, perché il SUP, la gente, turisti, ho visto un sacco di giovani, stanno facendo queste cose. Sì, sì, è vero, ho visto le foto sui social, tutto spiano. Sì, lì sembri un Adone, Cristian Bottauci, presidente sei del SUP. SUP Trasimeno. SUP Trasimeno, sì. Raccontami un po', ecco, questa disciplina, voi, chi è che fruisce di più di questo tipo di turismo in questo caso? Beh, in questo caso il turista vede noi che pagaiamo in acqua, che remiamo così con queste tavole, c'è molta, si crea una grandissima curiosità, vedi i turisti che ti fanno le foto. È difficile stare sopra quella tavola? Diciamo che non è così difficile quando l'acqua è tranquilla. È liscia come ora. Quando è cheta come... Ci proveresti, Mauro Frosin, andare su una tavola in quel modo? No, io sto meglio in una tavola, non riuscire a mangiare. Tavola da mangiare per Mauro Frosin. Invece per Cristian Bottauci, Cristian, so che tantissimi anche bambini, ragazzi, anche a Passignano sul Trasimeno stanno facendo questa ricerca. Sì, noi puntiamo molto sui giovanissimi, proprio per far sì che questa diventi un'altra tradizione tipica anche del Trasimeno. Non certo, è solo del Trasimeno, chiaramente questa disciplina qui viene in tutto il mondo. In tutto il mondo, e chi va al mare anche in Toscana o comunque da altre parti vi capiterà, vero, di vedere, vero, persone in piedi. Aggiungo cosa importante, che la tradizione si costruisce, perché la tradizione è inventata. Gli esseri umani inventano la tradizione, è un fatto culturale a livello antropologico, quindi è normale dopo un tot che quando si applica per un certo periodo una disciplina diventa tradizione. Perché a me che mi dici la tradizione, ah, si faceva così, non c'entra niente. Cioè, la tradizione è inventata, si inventa, ragazzi. E però i valori sono altri, le radici, perché
ci sono radici importanti. Breve pausa, poi torniamo. E torniamo anche a Castiglione Fiorentino, parliamo di turismo e ci stiamo divertendo come pazzi. Questa non è una vanga, Mauro Frosini, ma è una pagaia.